tiene Milano viva, no? È la Milano che lei vorrebbe. Ma che no, che no, non io, che tutti noi vorremmo, no? Cioè, credo che i milanesi siano anche un po' stancati dall'immagine sulla Milano che lavora, che corre, che come se non guardasse al divertimento. Milano lavora, ci deve fare, ma vuole anche divertirsi. E per cui questi eventi come questi sono importantissimi. Stiamo cercando di contrattualizzare con Radio Italia per dare la certezza che per un altro triennio saremo in Piazza Duomo, credo che lo faremo. Sala viene anche che poco fa l'assessore del Corno ha espresso rispetto alla tassa di soggiorno che potrebbe non arrivare più e quindi cioè essere soppressa e non garantire il tenore degli eventi di Milano. Sono preoccupazioni lecite, logiche che abbiamo e dopodiché saranno alcune delle tante cose che dobbiamo fronteggiare quotidianamente. Certo è che guardiamo con grande attenzione la nascita del governo e dei programmi, perché per quanto Milano ha un buon livello di autonomia operativa ha bisogno di un governo e si deve relazionare col governo, quindi come tutti anch'io sono molto ansioso di capire cosa succederà. Che clima ha trovato ieri in Europa in proposito? Beh, un po' di preoccupazione c'è, ma ovviamente tutti sanno che noi non siamo la Germania, che anche se per molti mesi non c'è governo, l'autonomia locale è molto forte, in Italia non ancora, forse lo diventerà, io un po' mi auguro che lo diventi. Rispetto a Milano sempre un clima molto molto positivo. Un commento sulla prima registrazione del bimbo con due mamme, partirà a giugno, c'è già la polemica, Forza Italia dice un modo per recuperare i voti della lobby omosessuale. Ma no, cioè Milano non deve recuperare nulla, è sempre stata alla testa del percorso sui diritti, perché noi facciamo le cose con i nostri tempi, abbiamo voluto esaminare bene le questioni perché voi sapete il tema non è che si riduce la registrazione di un bambino e due mamme, ma per esempio è relativo anche a quelli che ci chiedono la registrazione di un bambino nato all'estero su cui ci possono essere più dubbi, infatti noi abbiamo rivolto al governo una richiesta di posizione di chiarimento, per cui abbiamo discusso, ma dalla giunta è venuto un sì senza alcun tipo di distinguo, quindi però non... Milano va avanti veramente anche indipendentemente dagli altri, solo chiediamo a tutti di rispettare i nostri tempi perché sono argomenti seri che meritano una riflessione. Oggi avrebbe dovuto vedere Zingaretti, come vedrebbe una eventuale candidatura alla guida del PD di Zingaretti, un amministratore locale come lei? Io non penso che sia il momento di riflettere su altre alternative perché credo che si rischi di fare confusione. Io ho più volte detto che credo che pur in un transitorio, ma la guida di Martina può certamente funzionare. No, io mi auspico invece che gli amministratori locali, sindaci, presidenti di regione, non con una voglia di guida, ma con una voglia invece di indirizzo, portando le loro idee, sappiano lavorare insieme. Aspettavo Zingaretti anche per discutere di questo, come ho visto velocemente Nardella nei giorni scorsi. In questo momento tutti noi stiamo intensificando i contatti di amministratori di sinistra, ma ripeto, per dare un contributo, non credo tanto per chiedere ruoli. Dopo l'incontro in commissione di ieri, incontro della commissione petizione, a che punto è, diciamo, Milano per l'EMA? È più ottimista, meno ottimista o come prima? Come l'altro ieri, nel senso che siamo consapevoli che se Amsterdam tiene i tempi non c'è più nulla da fare, ma non avremmo neanche noi modo di chiedere nulla, però bisogna che tenga i tempi, per cui noi ci siamo ridetti pronto, abbiamo anche un po' stigmatizzato, però a futuro beneficio un processo che non è stato un processo molto, molto trasparente, molto limpido. E poi ricordiamoci che ci saranno future agenzie che saranno segnate e appunto presentarsi in maniera seria, preparata, come ha fatto Milano ieri, può essere utile anche per il futuro. Guardo la zona di Piazza d'Armi, dopo l'uscita di scena dell'Inter, pare che a quest'area possa essere interessato il Milan, ci sono delle novità in merito? No, sul Milan no, sul Milan io ne sento una al giorno, sento Piazza d'Armi, sento Sesto, sento Scalo Farini, non è detto che invece l'Inter
non avendo risposto al bando, non possa avviare delle trattative adesso. Mi pare che non hanno presentato, soprattutto per un tema relativo alle bonifiche, probabilmente un punto non chiaro. Io spero che comunque un interesse sull'area rimanga sempre vivo.